Squaletto, che fai? Ma guarda che troppo zucchero fa male! Simona, spiegaglielo tu, dai. Va bene, ciao amici! Oggi voglio parlarvi di un argomento sempre molto dibattuto. Lo zucchero fa male o fa bene? Beh, se è buono fa bene, o no? Un tempo era così, ora non più. Qualcosa si è messo in mezzo. In realtà sappiamo tutti ormai che lo zucchero bianco è da evitare il più possibile, giusto? In questo video voglio spiegarvi perché, così ve lo ricorderete meglio quando sarete di fronte al vostro caffè e alle bustine di zucchero bianco al bar. Negli ultimi 20 anni sono stati compiuti innumerevoli studi sullo zucchero perché è successo un fenomeno strano. È aumentato fuori controllo il suo uso indiretto, cioè non come bustina di zucchero che decidi tu di mettere nel tuo caffè, ma come zucchero aggiunto negli alimenti, non solo nei dolci, ma come conservante. Ma dici sul serio? Purtroppo sì. Sapete a quanto siamo arrivati in termini concreti? Ve lo dico subito, secondo le statistiche europee, a 15 cucchiaini di zucchero in più al giorno. E poi c'è lo zucchero diretto. Chi non si è sentito un po' giù e non si è scartato una caramella o mangiato un cioccolatino? Oppure un bel tè zuccherato che tira su? Un caffè con 2 o 3 o 4 cucchiaini di zucchero? Ci siamo passati tutti per avere energia immediata a basso costo. Stress? Zucchero. Tristezza? Zucchero. Noia? Zucchero. Celebrazione? Zucchero. Sì, perché il dolce tira su. Anche a te fa questo effetto, no? In effetti è vero, lo zucchero dà una risposta immediata perché viene assimilato subito e ci fa andare avanti anche in situazioni difficili. Ma a che prezzo? Tutto ha un prezzo nella vita. Vediamo cosa paghiamo se abusiamo dello zucchero. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Sostenete questo lavoro che è utile a tanti. Scusa, una famosa pubblicità non diceva il cervello ha bisogno di zucchero? Sì, è vero, ma non di zucchero bianco. Una ricerca condotta presso la University of California dimostra che una dieta ricca di zuccheri aggiunti ostacola l'apprendimento, la memoria e rallenta la comunicazione tra le cellule del cervello. Simona, mi fai paura, cosa dobbiamo fare allora? Una soluzione c'è.
La via più breve per eliminare gli zuccheri aggiunti parte quando si fa la spesa. Bisogna imparare a leggere le etichette. Non siate timidi, mettetevi gli occhiali ed eliminate dal carrello tutti gli alimenti che contengono zucchero bianco. Questo è il primo passo e in un prossimo video vi spiegherò come liberarvi dallo zucchero definitivamente. E per seguire tutti i miei nuovi video e vedere anche quelli vecchi, se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale. È facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche. E poi attenzione, per liberarsi dallo zucchero serve strategia. Non bisogna assolutamente toglierlo tutto da un giorno all'altro, perché il corpo è assuefatto. Puoi anche dire drogato. Sì, pensate, hanno scoperto che lo zucchero bianco crea più dipendenza di una famosa droga a cui assomiglia molto. E toglierlo così tutto in un colpo dà sintomi da disintossicazione, anche molto fastidiosi, che se non gestiti bene fanno tornare alle vecchie, dolci, ma cattive abitudini. Non perdetevi il prossimo video sullo zucchero. Io ce l'ho fatta definitivamente a eliminare tutti gli zuccheri e sto infinitamente meglio. E spero che possiate farcela anche voi. Ora condividete questo video con i vostri amici, sui vostri social e parlatene al bar, davanti al caffè con le bustine di zucchero, parlatene in ufficio, parlatene il più possibile e restate sintonizzati sul mio canale, così noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! E per seguire tutti i miei nuovi, voglio parlare di un argomento